Sei consapevole che a livello inconscio non esiste il tempo e pertanto tu puoi parlare e fare richieste al te stesso o te stessa di una futura incarnazione oppure di questa incarnazione, ma di quando farai un salto di evoluzione. Ehi, fermati un attimo, questo video è offerto dal tuo cappellone preferito. Ho deciso di regalarti ben 2 ore del mio videocorso Come leggere la matrice. Migliora quindi la tua situazione economica, sblocca la tua situazione lavorativa e sentimentale e clicca quindi sul link in descrizione fabionezzac.net e guardati ben 2 ore del mio videocorso gratuito. Questo messaggio non ti è arrivato a caso. Il fatto è che tutto questo può sembrare fantascienza, qualcosa che non è reale. A dirla tutta, io questo argomento l'ho già trattato in passato e chi mi segue se lo ricorda, ma ci sono talmente tanti nuovi iscritti e chiedendo qua e là in seguito delle domande che mi vengono fatte, io ho capito che quel video non arriva. In pratica, in passato io ho parlato di quello che è un collegamento che esiste tra il noi stessi di questa incarnazione e noi stessi di future incarnazioni. Però per riuscire a comprendere bene questo argomento è necessario parlare di quello che è il sé superiore e l'innato. Allora, prima di tutto, non sono termini che ho inventato io, ma sono termini riportati in quelle che sono le canalizzazioni di Kryon, questa grande famiglia di angeli che ha fatto parlare tantissimo di sé e ha dato delle previsioni correttissime. Basti pensare allo spostamento dell'asse terrestre. L'innato ha una funzione molto particolare. Diciamo che è collegato molto alla biologia del nostro corpo. È la parte intelligente di noi che, detta in poche parole, sa tutto. Sa tutto quello che accade, sa tutti i conflitti che sono accaduti, tutte le cose definibili come shock in ambito lavorativo, in ambito sentimentale, quello che ti è accaduto durante l'infanzia e quello che accadde nella tua genealogia, perché va specificato anche questo. Quindi si unisce a quello che è l'inconscio familiare. Avrai avuto anche tu le tue intuizioni, quelle situazioni in cui ti sei sentita centrata come persona, oppure nel momento in cui hai avuto un intuito e ti sei reso conto che in quel momento l'intuito era perfetto, hai seguito la strada giusta. E a titolo informativo tu puoi chiedere a questo innato che ti venga data una mano, che ti venga in aiuto per risolvere dei problemi, permettendoti di trovare l'elemento giusto, la cosa giusta, tipo un libro, la persona giusta e via dicendo. Ora, qual è la forma migliore per comunicare con l'innato? Ma in realtà basterebbe pronunciare delle frasi tali, con fede, ovviamente fiducia intendo, da poter accedere alla sua energia. Ma quello che vi voglio dare è un qualcosina in più, ed è un qualcosina che aiuta gli esseri di poca fede. Ma siamo tutti esseri di poca fede, però dovete munirvi semplicemente della classica candela che io faccio vedere in tantissimi video, candela possibilmente a forma fallica, la chiamo io, e possibilmente bianca. Poi vi dovete organizzare con un piattino classico da caffè, diciamo, più bianco è meglio è, oppure se proprio vogliamo, perché magari la candela è un po' tondeggiante sotto, potete organizzarvi con un portacandele. Questo è quello che io uso solitamente, infatti si vedono dei residui di miele perché faccio pratiche, diciamo così, per gli antenati, beh, tutti i giorni praticamente, da un'eternità, e quindi scegliete una di queste strategie. Poi dovete organizzarvi con un post-it, sapete bene, giallo, deve essere giallo. Potete anche mettere un foglietto ben tagliato di colore bianco, però senza righe, senza quadretti. Ora vi dico quello che voi dovreste riportare sul post-it mettendolo di fianco alla candela. A titolo informativo, prima di procedere, facciamo un'ipotesi che voi usiate il piattino, dovete metterlo così, così, e poi il post-it metterlo praticamente
scusate un attimo, qui così, lato destro della candela. A voi appare al contrario, ma sappiate che è destro. Oppure, proprio volete fare le cose in modo più semplice, il portacandele, come vi dicevo, e poi potete mettercelo qui, sempre lato destro. Se volete potete mettere qualche goccia di miele, però insomma non è che sia necessario in questo precisissimo rituale. Ebbene, ora io vi metto in sovraimpressione quelle che sono le parole da scrivere sul post-it. Caro innato che risiedi in me, ti chiedo di permettermi di riconoscere la soluzione a questa specifica situazione. Poi da lì dovete scrivere il resto, cioè lì dovete fare voi la richiesta. Ovviamente non fate richieste del tipo ho bisogno di soldi, perché non funziona così. Sono disperata, aiutami. Non funziona così. Dovete chiedere che vi arrivi la soluzione. Dopodiché esiste il sé superiore. E qui arriviamo al punto, al nocciolo del video. Il titolo del video si rispecchia in questa cosa che vi dirò ora. Il sé superiore governa tutte le incarnazioni che tu hai avuto, quella presente e quelle potenziali del tuo futuro. Ora, per la mente questo ragionamento è difficilissimo da accettare, ma tutto si sta compiendo nello stesso istante. Qui la fisica quantistica ci può giustificare quanto stiamo dicendo. In soldoni, quello che accade è che le vite precedenti si stanno compiendo ora, solo che non riusciamo a concepire una cosa del genere. E si stanno manifestando ora allo stesso tempo i nostri potenziali di vite future. Se ci pensiamo, la cosa è impressionante, ma dimostra che tu hai un potere straordinario. Cioè tu ti puoi connettere con il te stesso o te stessa che sarà da qui a 5-6 vite. Vi immaginate questo cambio epocale che sta arrivando? E ve lo immaginate da qui a 300-400 anni, per fare un esempio, o anche meno. Ora, come fare? Come chiedere a noi stessi del futuro super evoluto di darci un aiuto, un sostegno in questo momento? Beh, intanto va detta una cosa. Perché ho fatto questo video? Lasciamo da parte il fatto che volevo portarlo alla luce alle nuove centinaia di iscritti, perché la pagina si sta espandendo. Perché proprio oggi accade un fatto. Parlando con la mia compagna io ho detto: pensa se il me stesso di oggi, che mi considero evoluto rispetto a quello che ero nel passato, ok? In questo momento potrei mandare un messaggio al me stesso che ha sofferto 25 anni fa, 28 esattamente, per un evento difficilissimo, o che ha sofferto circa 15 anni fa per un altro evento difficile in ambito di quella che era l'azienda di famiglia, e così via. Ebbene, da lì ho parlato con il me stesso del passato, gli ho dato informazioni, non tante, lo ammetto, però gli sono stato di supporto, ho dato un aiuto a quella parte innocente di me che era profondamente in difficoltà, non aveva gli strumenti sufficienti. Ma anche noi non abbiamo strumenti sufficienti se ci paragoniamo a noi stessi del futuro. Ebbene, dovete organizzarvi di nuovo con una candela, tra l'altro rituali questi e l'altro che dovreste fare per un bel po' di giorni, per un bel po' intendo almeno 9 giorni, una candela al giorno. Se potete andare avanti come faccio io per molto più tempo, farne una pratica quotidiana, e voglio dire, quando si tratta di pregare Santa Lucia o altre sante non ci si fa tante domande nel quante candele accendo. Culturalmente c'è chi ha acceso chissà quante candele, quindi ecco, cerchiamo di rendere questi rituali una pratica quotidiana. Dicevo, prendete una candela di questo tipo, il piattino da caffè come vi ho suggerito, oppure, ripeto di nuovo, il portacandele, ma stavolta la situazione cambia. Perché? Perché dovete avere 2 post-it gialli.
o due foglietti bianchi. Entrambi vanno posizionati uno sotto l'altro sul lato destro della candela. Allora prendete nota, ve lo metto in sovrimpressione, sul primo post-it, quello a destra ma un po' più in alto dell'altro, dovrete scrivere le seguenti parole: caro sé superiore, ti chiedo di potermi permettere di entrare in contatto con il me stesso di una vita futura a questa. Dopodiché dovete organizzarvi con il secondo post-it e adesso vi spiego, vi dico quello che dovete scrivere su questo post-it. Caro me stesso del futuro, ti chiedo un aiuto nel risolvere questo mio particolare bisogno. Permettermi di riconoscere la soluzione a puntini puntini. Qui dovete essere voi a inserire quello che è il vostro problema, ma io ho parlato di bisogno. Ricordiamoci che noi ereditiamo dagli antenati i bisogni e questi bisogni, se non li sistemiamo, diventano programmi di ulteriori bisogni per i nostri discendenti. Ora, sulla cera, sul primo rituale, perché non ve l'ho detto, ma su quello dell'innato, dovreste prendere una penna, la candela e incidere caro innato. Se volete, non è obbligatoria la cosa. Ricordatevi che scrivere caro davanti è importante perché viene tradotto qua il re, cioè sarebbe in soldoni qua Dio, perché il re sarebbe il padre è Dio. Poi sotto incidete caro me stesso del futuro. Ora non meravigliatevi se nei giorni successivi o nelle settimane successive incontrate persone particolari oppure per caso un'amicizia su Facebook, un contatto particolare, oppure succede qualcosa all'improvviso, una chiamata al telefono, insomma tutto può accadere, tutto. Quindi preparatevi, ma non state nell'aspettativa, perché l'aspettativa rallenta tutto. Questo lo dico spesso nelle mie sessioni: senza aspettativa e rallentate tutto se state nell'aspettativa, altrimenti se evitate l'aspettativa accorciate i tempi. Ricordo a tutti che in descrizione ci sono quattro importantissimi link. Il primo in ordine ti permette di avere un incontro tu per tu con me, Skype, Messenger, adesso Zoom e se proprio necessario anche WhatsApp, e potete tranquillamente usare il cellulare. Cliccando sul primo link avrete la possibilità di avere due moduli. Compilando il modulo 1 avrai informazioni dettagliate da parte di una mia collaboratrice rispetto a quelle che sono le informazioni per una sessione che viene chiamata di sblocco per i più svariati ambiti della vita. Io in pratica all'inizio della sessione ti dirò: ascolta, io ho un elenco di obiettivi per te, dimmi tu quale vuoi, economico, lavorativo, sentimentale, rapporto con gli altri, coi figli, dimmi tu, mi dirai tu qual è il tuo obiettivo e da lì io ti darò un percorso, faremo assieme un percorso di sblocco per sbloccare una situazione che ormai non ce la fai più, tipo sei con problemi economici, lavoriamo per sbloccare quella situazione o altre, magari dicevo in ambito sentimentale. Poi avete il modulo 2 dedicato all'attivazione della chiaroveggenza, un percorso privato che dove è previsto aver fatto un percorso del modulo 1, cioè dovete arrivare insomma preparati. Non è detto che io dica sì a tutti, a volte, un po' raramente, dico guarda che saresti una persona adatta dalle date di nascita che vedo e tutto il resto, adatta a fare questo percorso, poi la persona sceglierà cosa fare e poi viene rilasciato un diploma a risultato raggiunto. Bene, io ti ringrazio tantissimo di essere arrivato fino alla fine di questo video. Un grandissimo abbraccio dal vostro FabioNezzac.net.